lì a provare la cosa, ma è importante, importantissimo. Detto questo, questo niente da dire, detto questo, dico ancora che qua c'è la volontà chiara di privatizzare l'acqua. Allora tu puoi essere non d'accordo con me, cosa è? Ma qua, sì, ma se neanche dici, io devo dire sì, nessuno, ma però se te l'avessi detto qua, che scritto questo, dici, questo è qua. Io voto contrario non per la casa in sé, perché voi date la gestione dell'acqua pubblica a un soggetto privato e questo non si fa. Terremo conto perché 5 anni scade la convenzione. Ma cosa c'era? Prendiamo atto, ribadisco che la gara ce l'ha pubblicata una vita e questo è un ampliamento del servizio. Favorevoli. 7, 8 favorevoli. Astenuti. Contrari. Bene. Uno. Assenti. A Flavio Corasini. Va bene. Com'era che non vota mia? La coerenza prima di tutto, non vota mia, non la più. Dai, dai. Avanti così. Per quanto
quanto riguarda comunque il 7 possiamo presentare, non è urgente, abbiamo invece problemi di approvare il 6, perché il 6 è condizionante di affitti con privati, quindi ci crea problemi il fatto di non approvare. Non è un problema. Cioè, se di riunione di capigruppo almeno fosse stato senato. Sì, ma no, ma proprio perché non era l'ordine del giorno, è stato portato poi agli uffici del però sul discorso dell'ospedale penso che l'abbiamo saputo già da tempo sul discorso Paolo. Sì, però la convenzione non era pronta sì. Però va bene, ci dicevi guarda che vi arriveranno anche due punti. Ma mi scuso, ma non è un problema. No, discorso di scusarsi, insomma, discorso delle procedure. Facciamo allora un gruppo e il giorno dopo deriva due punti. Ma volete che il gruppo non è obbligatorio da questo punto di vista, cioè nel senso consigliato. Sappiamo che non è obbligatorio, però avrei gradito che in seno il capigruppo si dicesse guarda che vi arriveranno due punti, soprattutto sono arrivati il giorno dopo. Sì, ti ripeto, l'abbiamo visto nel pomeriggio, è stata un'esigenza portata avanti. Se vuoi che sono anche una risposta così. Cioè, è una cosa già che sapevi da tempo o no? Va bene. Per cui, ti ripeto, se l'avessi saputa te l'avrei detta, ma dal tuo punto di vista, è stata un'urgenza che è venuta e l'abbiamo applicata. E chiedo scusa, cosa te ne dica, non so cosa dirti. No, non c'è nessun tipo di risposta. D'accordo. Dopo, il sindaco sei tu, per quello che vuoi tu. Chiedo al segretario che possono essere, cioè se c'è la possibilità. Posso chiedere? E esprimo anche di fare il parere sul viaggio del consigliere. Soprattutto sono venuto, c'è anche quel discorso delle relazioni. Allora, a me sembra che questa integrazione sia stata fatta nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento. Il primo ordine del giorno è stato trasmesso ai consiglieri nei tempi previsti perché c'era il regolamento e quindi è stato trasmesso 8 giorni prima. Questa integrazione che l'amministrazione ha ritenuto necessaria portare comunque l'attenzione del consiglio era davvero effettivamente una necessità perché l'USL solo all'ultimo momento ha mandato gli ultimi dati per completare la convenzione, comunque è stato trasmesso ai consiglieri nei tempi previsti perché non era un argomento che necessitava degli 8 giorni come quello del regolamento, quindi era un argomento come una seduta. Io propongo che se c'è l'urgenza del punto 6, discutiamo il punto 6, però il punto 7 sia un punto. Adesso non per il voto, tu fai parte di un gruppo governo adesso, ma che c'erano non ho mai fatto le riunioni di capigruppo? Non è vero, Padre. È vero, è verissimo, abbiamo delle pari, zio, per aver fatto un altro. Che cosa? Non è vero, tanto che Silvestrini, l'allora consigliere Silvestrini, piazza una volta, ma ti rendi conto che ha dato ragione, e ho detto ma tu sei d'accordo che non fai il io no, ho detto però ti devo anche spiegare la mia maggioranza. Allora, siccome si è fatto la prassi da quando si è iniziato a fare la conferenza di capigruppo, allora o la si fa come si deve fare, o se no questo non si fa bene. Cioè, non questo è stato discorso, ma lo dico, se proprio no, ti rispondo che aveva legge di fare, capisco, suppongo che è così. Tu sei andato a cercare delle cose che non sono quelle che stavo parlando di adesso. Io stavo parlando di una storia recente, la storia parlando per i anni fa. Ma che se sbaglia lui, che sbagliato. Sì, questo è l'altro discorso. Noi stiamo lavorando, teoricamente per fare delle cose, perché se non le parte invertite, quindi ripeto, se ci sono stati dei tentativi. Se ci sono state delle sensibilità adottate mi scuso nessuna responsabilità. Ripeto ancora da questo punto di vista che siccome i punti sono all'ordine del giorno, io credo che le eventuali scuse per aver urtato sensibilità siano più che sufficienti da questo punto di vista. Le cartelle hanno comunque dal punto di vista giuridico a disposizione, non abbiamo leso nessun diritto sostanziale, tanto per essere chiaro. Io vado avanti. Perché mi manda fuori se no le robe avevamo un consiglio a disposizione e l'abbiamo fatto perché c'erano due punti da aggiungere. Prego, era una comunicazione perché era un'integrazione c'era un'urgenza, poteva essere fatta anche.
che è nato ieri. Sì, ma anche domani. Sto chiedendo, non è un tempo di urgenza. Perché dobbiamo spostare la roba da una parte all'altra. Cioè fisicamente che dentro delle robe bisogna spostarle entro sto consiglio. Fine mese. Ma no, Petro consiglia, perché siccome c'era l'urgenza, non le diamo nessun diritto, non stiamo facendo assolutamente niente contro la legge, l'abbiamo aggiunto perché c'era l'urgenza di farlo, basta. Sembra quasi che stiamo facendo una cosa assolutamente straordinaria da questo punto di vista. Abbiamo solo aggiunto due punti, fra l'altro tutto sommato abbastanza normali, perché non stiamo assolutamente facendo niente di straordinario, che stiamo adeguando due procedure che avranno poi ulteriori passaggi, quindi non riesco. Normali sono che fa delle alienazioni dei beni del comune. Ma quando stiamo facendo alienazioni di beni del comune, stiamo aggiornando un elenco, niente di più, Alienazioni non lo dice. Sì, ma lei è aggiornamento per un elenco che dobbiamo fare, niente di più. Siccome dobbiamo vendere la casettina che invece da 180, il lotto che da 180 va a 170, siccome abbiamo deciso che le due cose del cimitero, una può essere vendibile e l'altra no con l'alienazione, che l'abbiamo solo messa dentro, non stiamo facendo assolutamente niente rispetto a quello che c'è sempre stato. È un'alienazione di regolamento. Ma perché così tanta urgenza? Perché che muovete fare le robe quando gare, chi invece deve fare le stantrode? No, io no, non lo devo bene. Ora su questa risposta sono in maniera regolare, ti ho chiesto scusa se ho urtato le tue sensibilità, cos'è che ti dico? Io ho chiesto la condizione di urgenza da parte dei russi per su la condizione di urgenza da parte dei russi, qual è? Ha tu detto che ho spostato le robe da parte dell'aria e te lo sai, adesso ho discusso, lo sai oggi, non so te dire, lo sei un solo punto. Se quanto riguarda l'US7, l'urgenza era legata al fatto che oggi come oggi le attrezzature di proprietà del comune sono depositate presso un privato. Il comune per questo utilizzo paga annualmente un po' di euro. E scade a maggio l'affitto. E scade a maggio. Abbiamo e quindi. A te l'ho detto prima che con necessità di andare magazzinati. Si poteva. Adesso lo sappiamo, potevamo farlo anche un mese fa. Devo fare perché dovevamo prima terminare l'accordo con lo Sefe. L'accordo riguardo il punto 7 qual è il... Perché le volevo convocare o fermo che non c'è nessun problema, va bene? Basta che risposta. Lo ritiriamo? No, lo ritiriamo e andiamo avanti. Perché l'abbiamo già fatto e non abbiamo nessuna controdeduzione di legge, non c'è nessun motivo. Zero. No, non ci vedo questa urgenza qua. Beh, e mi la vedo. Voglio cambiare il diagramma. L'area verde. Adesso te la spieghiamo quanto resti qua a vedere. Prego, Maurizio. Volevo fare una puntualizzazione solo di carattere tecnico. Oggi io ho girato una mail al mio collega Montemesi sul punto precedente, quello dell'acqua, di Casellato, perché lui non è arrivato sostanzialmente nulla. Allora, o le mail faremo mandare, sono a firma di mano, o le mail non sono con la carta. Questo non lo so. Tu vuoi essere una soluzione per questo? Io vengo di dire già che no, questo discorso qua della mail, cioè adesso no, scusa, no, c'è un discorso no, gruppo, però lui per questo non capisco mia. Arriva la mail, cioè se io spedisco una mail, mi arriva che non mi arriva la carta, pure no. Allora, quando no, no, non mi è arrivata perché non è capogruppo. Esatto, poi Simone fa, Simone fa, quello generale fa bene. Sì, allora sono su mai famiglia. Sì, ma non è molto mezzo, vuole che venga ricevuta a fare. No, l'altro non ti ha preso la mano, il discorso è che è il punto dell'ordine del giorno. Allora, il punto precedente era quello sull'acqua, sulla casetta dell'acqua. Oggi mi ha telefonato, guarda che io non ho niente sulla casetta dell'acqua, mi ha detto, eravamo da tutti. Dopo guardo che con conoscenza, che sono il capigruppo e non ho detto a fare. Scusa, non è stato. No, comunque, sai, però so che le altre... Con Fausto, ma è una volta che è successo... Ma è una volta che è successo... Comunque Fausto è quella mia, che è una segna di cosa. No, perché se non lo metto con il comitente, non lo mandare il capigruppo, se non lo metto con il comitente, serve, non mi dice niente, non mi dice
Io ho fatto un consiglio. Solo detto perché io ho avuto l'ordine del giorno, che non è. Ritengo che non ci sia il problema, ma andate a bene. Stavo dicendo che la convenzione prevede che l'ospedale ci darà le ex lavanderie, quelle che sono vicine a, alle celle mortuarie, che verranno date come magazzinato. Posso. Gli alcolisti anonimi andranno a situarsi lì, abbiamo poi dei discorsi con un'altra associazione
la cappella, l'ex cappella. Spero che riusciremo a dare i sociali. Che non si sa ancora. Non sono ancora stati finiti i sociali. No, in quello che le chiese fare... vengono usate di solito per fare funzioni religiose, per riunioni. Ma c'è scritto ex cappella. Sì. Spero proprio che venga usata per questioni poi anche di questo. Quindi insomma di programmazione c'è solo il magazzino che assicura, tutto il resto invece è ancora da determinarsi nel tempo. Ma perché l'abbiamo messo a disposizione dell'associazione, certo, perché prima di darlo all'associazione forse bisogna avere gli spazi. Secondo me è perché non ci sono ancora le idee chiare. Benissimo. Io non partecipo comunque al voto. Va bene, favorevoli. No, scusa, mi devo parlare tutte le mezze. Sì, dovrei non devo fare niente, prego. No, adesso sono mio voto per parte. No, parlo mia, sono di te. Sono di te che hai fatto tutto il mondo di pezzo. Beh, ho preso atto che sono andato lo stesso. L'Ustani, il comparto di gratuito al comune di Pagare, il comune di Pagare, 5.000 euro per 5 anni, giusto? Beh, tanto mi sorge una domanda, il comitato, se è stato interpretato oppure no, il famoso comitato, quello che la salvaguardia della salute pubblica dovesse basare anche le due campi. Comitato non sono sparito completamente, ma la domanda non sono spettacolo, che non può rimanere storico. Non ci sarà la variazione di destinazione d'uso, poi l'articolo 4 dice che gli spazi individuati saranno destinati a sede temporanea di attività connesse alle necessità individuali del comune. Quali sono? Di concerto con l'uso. Conviene per il comune stesso di modificare la parte o anche solo temporaneamente la destinazione d'uso. Cioè, la mia domanda è cosa significa destinate alla sede temporanea dell'attività che non sono necessità di durata futura? Quali sono le necessità di durata? Quelle sociali? Allora, a questo punto, poi l'articolo 5 dice è possibile la cessione della presente convenzione da parte dell'ente, nonché la sublocazione dell'immobile in uso solo a soggetti che perseguono attività sociali o sociosanitarie. Sociali è un discorso, sociosanitarie, quindi sono due concetti completamente diversi, coerenti con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'uso 21. Anche in relazione alle deleghe dei comuni associati nel territorio stesso dell'USS. Allora, la domanda che pongo io. Per dare uno spazio, una casa uno spazio, a una determinata associazione, la richiesta intanto può essere fatta sia da associazioni, perché sembra di capire che alla fine si daranno associazioni, ma questo domanda mi chiedo. Mi sembra di capire che dovrebbero essere le associazioni, no? Fini sociali o sociosanitarie, come voi dici. Allora, se un'associazione, la mia domanda è, può fare una richiesta a un'associazione di Nogara, quindi del comune di Nogara, ma anche degli altri comuni limitrofi, da questo punto di vista? Ma filosoficamente sì, l'abbiamo preso noi, però ecco, allora quello che dico io mi riallaccio a quello che ha detto anche il consigliere Pezzi. Nel caso in cui ci siano due associazioni, tre, cinque, quelle che sono, che hanno magari tutte e due le stesse finalità sociali, però una è la Nogara e un'altra è la comune limitrofo, i criteri per i quali viene consegnato un locale a un'associazione rispetto a un'altra, basandomi su questo discorso qua, non è che si capisce molto bene. E poi è l'unico che decide o è il comune di Nogara? Il comune di Nogara che decide, esatto. E in base a quali... cioè, la convenzione. La convenzione non è scritto niente su questo discorso qua. È scritto che devono avere finalità sociale.
sociale. Ho capito, l'ho letta. Però le due associazioni, una del comune di Rogara e una che ne so, un altro comune. Cioè, in termini di selezione, questo Rogara, è un problema. Rogara, va bene. Io faccio delle domande e ti rispondo. Rogara. Tu mi rispondi con delle altre domande. No, Rogara, ti ho detto. Scusa, leggo qua, me lo dici, beh, adesso lo guardi, perché da quello che si capisce, cioè, quello che si capisce sembra quasi, perché ti ho chiesto, che lui intanto ha capito che è il comune di Novara, che decide lei, cioè decide se dare una associazione. E qua c'è scritto che qua si capisce che è lui e il comune di Novara. Sono due cose diverse. C'è già una convenzione tra l'US e il comune di Nogara, probabilmente è il comune di Nogara che decide, e non il comune di Gazzo, o no? No, in base a quello che è scritto sull'articolo 5, no, in base a quello che è scritto... Quando dice anche in relazione alle leggi dei comuni sociali del territorio stesso dell'US, io potrei anche comprendere... Questa è una mia Italia, perché ce l'ho io in comune. Allora, ti ho fatto il preferito che dobbiamo prendere di Nogara. Va bene, allora, perché è stato inserito questo punto qua? Perché se volessi lo posso dare anche degli altri. Ah, bene, allora questa è una risposta di più diverso. Ma che scritto lì? Cosa te che ti dica? Tu mi hai chiesto se ne viene una di Nogara o uno da fuori. No, sto dicendo. Glielo do a uno di Nogara. Sì, bene, ti ringrazio della risposta. Sto dicendo, due o più associazioni a parità di, diciamo, di servizi sessuali, perché viene data. Qual è il criterio di selezione alla fine? Tu mi stai dicendo, se ne trovare assolutamente, se no, se no. Senti, me ho preso. Questa è la risposta. E poi io chiederei anche un'altra cosa per la trasparenza che venga reso pubblico chi ha richiesto gli spazi, con quali credenziali e criteri vengono scelti nel quinquennio. Questo vorrei che fosse messo per parte. Basta, non ho altro da dire, comunque non partecipo a questa cosa. Solo per dire che anch'io non partecipo. Favorevole. 9 favorevoli. E 3 non partecipano. Schiavo comunale in azione con le situazioni immobiliari anno 2012. Scusate un attimo, mi chiedo di migliaia di euro di peso e di qua. No, per favore. Allora, per quanto riguarda questo punto, abbiamo un piano, c'è un piano comunale delle donazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2012. Come trovate in cartellina alcuni alcune proposte erano già presenti nell'istituzione prima e quindi andiamo a dare un valore diverso, parliamo di via nuova dove c'è un lotto che è stato mandato in gara più volte, allegato non hanno partecipato, non ci sono state richieste, quindi era il valore di 180.000 e quindi lo abbassiamo. Quindi in alcuni casi trovate delle cose che sono, diciamo, più simili e delle variazioni di valore rispetto a quelle che c'erano già, diciamo così, che avevamo già proposto come comune, e altri casi sono nuove. Andiamo a vedere nel dettaglio. Allora abbiamo un magazzino adiacente all'ex abitazione del custode del cimitero. Sapete che ci sono due costruzioni vicine alle parti, diciamo, principali del cimitero,